Abbiamo fatto la Befana, ora facciamo la calza, perché quella ci vuole. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi facciamo una calza bellissima per l'Epifania, una calza molto particolare da fare trovare magari alle nostre mamme sul frigorifero la mattina del 6 gennaio, proprio quando ci stanno andando a preparare la colazione. Può esserci un gesto d'affetto più bello che farle trovare stampata sul frigorifero una bella calamita a forma di calza con dentro magari un biglietto in cui la ringraziamo e qualche dolcetto, il suo preferito. Bene, sapete con cosa la faremo? La faremo con gli Ama Beads, quindi faremo una calamita calza 3D con Ama Beads. Le Ama Beads me le ha spedite un poco per linee da stirare, un poco le ho comprate io su Perline da Stirare, perché è il sito dove compro le perline da stirare, appunto, che sono gli Ama Beads. Innanzitutto mi pare doveroso salutarli e ringraziarli, e soprattutto vi lascio il link del sito qua sotto, perché vi posso assicurare che il sito Perline da Stirare per gli Ama Beads è affidabilissimo. Le spedizioni sono veloci, il sito è chiarissimo, è fornitissimo, quindi se dovete comprare Ama Beads, Perline da Stirare è il posto giusto. Invece mi ha mandato in questa spedizione un materiale fighissimo che proveremo molto molto presto. E basta anticipazioni, perché sono inutili, e soprattutto pensiamo all'Epifania. Pronti per creare la nostra calza 3D calamita per il frigorifero? Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a imperlinare il mondo. Ed eccoci pronti per creare la nostra calzetta per l'Epifania con gli Ama Beads, le originali perline da stirare. Nel sito Perline da Stirare troverete sia le confezioni multiple, queste qua con tutte le perline multicolor, che io trovo veramente comode perché soddisfano un range amplissimo di casistica cromatica, ci sono anche diverse combinazioni, oppure le buste monocrome, quelle con un solo colore, contengono 1000 perline di un unico colore. Anche queste molto comode quando si sa già che tipo di progetto si vuole fare, quando si conosce il numero delle perline che si devono consumare e quindi si va a colpo sicuro. Io oggi userò queste. Quindi useremo perline bianche, Ama Beads bianchi, Ama Beads rosso scuro, poi due tappetini, sono quelli originali Ama Beads anche questi, e sono comodissimi perché possono essere incastrati tra di loro per fare delle superfici più ampie su cui lavorare. Io prossimamente ne comprerò altri due perché voglio cominciare ad estendere la mia superficie da lavoro per fare con voi cose via via sempre più grandi. Ci occorrerà una pistola a caldo con relativa stecca, una bella calamita tenace, e ho visto tra l'altro le calamite le trovate sia dai cinesi che nei siti specializzati che nelle ferramenta, ma ho visto sul sito Perline da Stirare, prossimo ordine che voglio fare insieme ai tappetini, anche i tappetini magnetici. Cosa significa? Sono degli interi fogli magnetici che noi poi possiamo ritagliare per dare le forme più diversificate, che per le calamite sono una cosa veramente veramente comoda. Tocca vedere se però funziona. Prima l'esperimento e poi vi dico. Poi io mi avvarrò dell'ausilio di una pinza che renderà più celere il mio lavoro. Poi ovviamente ci servirà il ferro da stiro e la carta forno, ma questo solamente dopo che avremo finito di assemblare tutti i nostri componenti. Cominciamo subito. Io non ho uno schema, quindi per cui lo costruirò proprio insieme a voi, che è poi anche la parte secondo me più divertente del giocare con gli Ama Beads e del creare con gli Ama Beads. Allora, larghezza 8 perline, secondo rigo sempre rosso, cominciando dal secondo, uno sì, uno no, uno sì, uno no, quelli in cui ho lasciato il margine lo riempio con il bianco, e anche quello al centro sotto al rosso andrà bianco. Riempio gli spazi, voilà. Ovviamente, ovviamente, poi vi farò una foto quando avrò completato il calzettone, quindi voi avrete automaticamente lo schema che troverete sulla pagina Facebook di Arte per Te, calza dell'Epifania con Ama Beads. Adesso procedo, voi state con me e noi componiamo il calzettone.
uguale uguale accanto. La possiamo fare uguale e non speculare, perché ho deciso di stirarla da ambo i lati, quindi non ho il problema del lato più pixellato e il lato meno pixellato, perché eccoci pronti per stirare. Attacco il ferro. E voilà, adesso volto le due metà e le stiro anche dall'altra parte. Dobbiamo adesso montarle insieme una sull'altra con una striscia che passi in mezzo e le tenga unite, e per unirle useremo la pistola a caldo. Intanto pensiamo a fare la striscia di raccordo della calza. Prendiamo il nostro tappetino e iniziamo una striscia che sia lunga quanto tutta la sua altezza. Naturalmente il tappetino l'ho messo in doppio. Io questa striscia la voglio larga 4 perline e alternerò perline bianche a perline rosse, semplicemente. Voi potreste farla tutta a perline rosse con qualche pua bianco, insomma fatela come preferite. Se non avete i tappetini lunghi, fate striscioline lunghe quanto un tappetino, stiratele, lasciate non stirata soltanto l'ultima striscia, fate poi la consecutiva a questa lasciando non stirata la prima striscia, e poi dopo che avrete stirato il tutto, quindi tutta una e tutta l'altra tranne l'ultima striscia, tranne la prima striscia, le mettete vicine quando potrete muoverle e saldate tra di loro, e così diventeranno un'unica lunga striscia quanto serve a noi. Ho appena attaccato il ferro da stiro, lascio andare 2 minuti, stiro anche dall'altra parte, decido quali sono le parti che voglio fare rimanere esterne e comincio a provare il mio giro. Come voglio metterlo? La colla a caldo è pronta, quindi se stando attenti a non bruciarci spariamo una bella striscia di colla a caldo, adagiamo la nostra striscia e facciamo ben aderire. Solamente dopo che si è totalmente appiccicata bene bene, cominciamo a dare la forma alla nostra curva. Quindi tiriamo leggermente indietro per mettere la colla su tutto e procediamo in avanti. Non vi preoccupate, perché l'eccesso di colla si toglie facilmente con un tagliabalza. Ok, e facciamo ben bene asciugare. Per sicurezza un'altra sigillata con la colla a caldo, da una parte e dall'altra, tanto non si vedrà. Ok, adesso è molto più semplice, basta mettere la colla a caldo su tutto il bordo superiore ed incollare. Attacchiamo le calamite sul retro, una qua, poppete, se volete renderla una calamita da frigo, portamatite magari, no? Anche una basterebbe, ne metto due per una questione di maggiore stabilità. Pronta per la Befana, se volete anche una banconota all'interno ci sta, precisa precisa. Buona Epifania a tutti e che sia un giorno felice e pieno di dolcezza. Ciao! Visto che bella la nostra calzetta, che ci metterete?
troverete dentro monetine di cioccolata, Ferrero Rocher, Poké Coffee, Candy Cane, insomma riempitela come volete, ma mi raccomando non fate mancare un rotolino con un biglietto pieno di amore per le vostre mamme. Eh sì, perché le mamme per anni ci hanno preparato la calzetta ed è giusto ricambiare, ricambiamo anche noi. Potete farla di qualunque dimensione, dipende da quanti tappetini avete e da quanti amabiz avete. Io l'ho fatta piccolina perché mi piaceva l'idea proprio di apporla sul frigorifero. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Anche per tutto il 2017, per favore, condividete i video di Arte per Te sulle vostre pagine Facebook, perché questo aiuterà il nostro canale a crescere ogni giorno un po' di più. Questo è un video importantissimo, è il primo video del 2017 e allora auguri, auguri di cuore a tutti, che questo anno vi porti tanta dolcezza, tanta serenità, tanta gioia e soprattutto che in ognuno di noi rimanga vivo il fuoco della curiosità e della creatività. Coltiviamolo sempre questo fuoco e facciamo di esso la luce che illuminerà tutto il nostro anno. Quindi auguri, auguri a tutti e adesso cominciamo con la programmazione 2017 di Arte per Te. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta ragazzi, ciao e grazie di essere anche quest'anno insieme a me.